No, ma la Liguria ha speso correttamente quei fondi, rendicontato correttamente quei fondi secondo le direttive e in accordo con il MEF, con il Ministero dell'Economia. Quindi io credo che ci siamo mossi correttamente. Dopodiché, se la Corte Costituzionale, nell'interpretare una legge dello Stato, attribuisce criteri diversi di interpretazione della stessa rispetto a quanto era stato dato, occorre fare un ragionamento complessivo per i conti pubblici. Allora non è un tema da Regione Liguria, è un tema da Conferenza Stato-Regioni, come ha sottolineato l'ottimo Garavaglia, che è il coordinatore degli assessori bilancio e finanze delle Regioni, è un tema che dovremo affrontare nelle prossime settimane in modo urgente, riguarda la tenuta complessiva dei conti pubblici, perché i conti pubblici non si fermano a Roma, come è già stato sottolineato, ma sono i conti degli enti locali, delle regioni, dei comuni, già particolarmente tartassati da questo governo, che spero non debbano scontare anche un'interpretazione della Corte Costituzionale che francamente li penalizza moltissimo e io credo a torto, perché la Regione Liguria, per quanto mi è dato sapere al momento, ha utilizzato quei fondi nel modo più corretto e soprattutto concordato. Ma mi sembra francamente una tempesta in un bicchiere d'acqua, nel senso che sulle primarie stiamo dicendo sostanzialmente la stessa cosa, forse con qualche sensibilità appena diversa. Io non ho mai sostenuto che le primarie siano andate bene, anzi, come è noto qua in Liguria le primarie del PD sono andate particolarmente male. Credo che le primarie possano essere uno strumento, come si può dire, di appello o di cassazione, ove le forze politiche non trovino un accordo prima. È abbastanza evidente che se c'è un accordo su un candidato, ovunque questo candidato si debba presentare, questo candidato sarà lui, non è che si va in piazza a fare le primarie per fare esercizio ginnico, ma io credo che siccome l'unità della coalizione è comunque un bene essenziale per mandare a casa Renzi e che tutte le forze politiche si devono impegnare in questo senso, che ci debbano essere delle regole di ultima istanza ove un accordo politico non si raggiunga per evitare di correre separati. Tutto qua. Non è che, come dire, c'è. Le primarie debbono diventare lo strumento principe di selezione dei candidati, perché sarebbe abdicare al ruolo delle forze politiche. Le forze politiche decidono programmi, si accordano, trovano gli uomini migliori, selezionano la classe dirigente. Questa è evidentemente funzione dei partiti politici e delle forze politiche più in generale. Dopodiché, siccome io credo che il centrodestra unito abbia dimostrato una capacità di stare in campo e di vincere, come è successo in Veneto, come è successo in Liguria, come è successo in molti comuni, credo che si debbano trovare quegli strumenti e quelle regole per cui se c'è una controversia all'interno della coalizione si sana senza dividerci, come purtroppo è successo nelle ultime regionali.